annunziata a Bruno, andiamo a San Demetrio Corone, perché il nostro viaggiatore lo vogliamo portare lì. Sì, caro Martino, oggi noi torniamo in Arberia, quindi nell'area di origine albanese, no, della nostra regione, e ce ne andiamo, come hai detto tu, a San Demetrio Corone. Siamo sempre in provincia di Cosenza e questo paesino si trova poco più di 500 metri sul livello del mare, in un bel paesaggio tra la Sila Greca, a sud, quindi le pendici della Sila Greca, e a nord naturalmente il massiccio del Pollino. Da un punto di vista culturale, noi in effetti abbiamo già parlato, no, dell'Arberia, abbiamo parlato di Mungro e di Civita, però da un punto di vista culturale questa è veramente la capitale della cultura Arbresh, perché qui ha avuto sede il Collegio Italo-Albanese, che venne istituito, penso, alla fine del 1700, anzi all'inizio del 1700, proprio per preparare il clero italo-albanese alla conservazione del rito greco-bizantino. Quindi è stato un organismo importantissimo. Ma diciamo che ancora più importante di questa istituzione, che ha mantenuto proprio il rito greco-bizantino in Calabria, è proprio il luogo in cui è stato fondato. E io sto parlando proprio di quello che fu e che è oggi, in effetti, la chiesa di Sant'Adriano. Prima di parlare di questa chiesa però bisogna fare una piccola premessa, perché in effetti questo è uno dei luoghi più importanti del periodo bizantino calabrese. Facciamo una premessa e ricordiamo al nostro viaggiatore che per 500 anni, cioè dal VI secolo fino all'XI, la Calabria è stata parte dell'impero bizantino, quindi noi eravamo una provincia dell'impero romano d'Oriente, la nostra capitale era Istanbul, la nostra liturgia era appunto quella greca bizantina e si parlava greco, si scriveva in greco e la nostra catechesi si faceva attraverso le icone. Un'identità bizantina rinforzata poi, no, anche con l'arrivo dei monaci basiliani che andarono a occupare, no, le tante grotte nel nostro territorio, e un'identità greca che poi i normanni hanno cercato di soppiantare, o meglio si erano impegnati, no, in questo con la chiesa di Roma, riportare il rito latino. Però i normanni, in effetti, che furono una popolazione fantastica, cominciarono a dialogare, no, con i calabro-greci, e in questo caso hanno contribuito a mantenere questo tipo di spiritualità. Infatti in Calabria noi troviamo edifici realizzati proprio in epoca normanna, ma in perfetto stile greco-bizantino, proprio perché la nostra identità, la nostra cultura religiosa in quel caso, venne proprio dai normanni preservata. E proprio l'elemento di fusione di questi due elementi è proprio il capolavoro della chiesa di Sant'Adriano a San Demetrio Corona. Questa chiesa pensa che fu fondata dal più importante personaggio del monachesimo calabro greco, e parliamo di San Milo di Rossano, ed era il 955, quindi nel X secolo. Un oratorio fondò dedicato ai martiri Adriano e Natalia. Questo oratorio fino alla fine del Novecento, quindi del X secolo, fu attivo e si arricchì tantissimo e venne poi distrutto da un'invasione saracena. Con l'arrivo dei normanni il monastero venne donato agli abati benedettini di Cava, e furono proprio i normanni a volere proprio la riedificazione di questa chiesa, che è una chiesa, come dire, che riporta tutti quanti gli elementi bizantini in epoca appunto normanna. Alla chiesa si accede attraverso due ingressi laterali. Quello principale della facciata è stato deturpato nel Settecento proprio perché appunto venne, come dire, ingrandito, no, con un corpo di fabbrica proprio per ospitare questo collegio. Però noi andiamo ad entrare proprio dall'ingresso posteriore di quella che si chiama la Porta dei Monaci, perché proprio da quella porta per tanti secoli i monaci entravano ed uscivano per andare appunto a pregare. E se guardiamo a terra, la soglia dell'ingresso è proprio consumata in due punti proprio dal passaggio dei monaci, no, che camminavano proprio come dire a due per volta. Alziamo un po' lo sguardo e proprio su questa porta, sugli stipiti di marmo, due mascheroni in pietra, due figure mostruose, potremmo dire misteriose, quindi uno sembra un po' un uomo ma l'altro sembra un gatto, dalla cui bocca fuoriescono dei rami che vanno poi a ricongiungersi sulla testa tanto da formare dei rami proprio frondosi. Un'immagine misteriosa che per alcuni potrebbe essere proprio una rappresentazione di quello che
gli inglesi hanno definito come Green Man, quindi un simbolo tra l'altro diciamo della cultura celtica addirittura, che forse è stato ipotizzato, ha viaggiato, no, insieme ai normanni fino a raggiungere l'Europa e naturalmente la nostra regione. Altrettanto, come dire, misteriosi sono i simboli per esempio del leone, la palmetta oppure il sole, e ancora più misteriosa è proprio un'epigrafe in greco antico che si trova proprio vicino a questa porta, che è ancora in attesa di una traduzione definitiva. Da questa porta noi entriamo in chiesa, quindi vediamo tre navate, e guardando in alto, nei sottarchi e nei pennacchi degli archi, i più bei mosaici della tradizione bizantina calabrese. Sono datati XII secolo e sono di, come dire, conservati in una maniera eccezionale. Pensa che fino agli anni 40 erano coperti di calce bianche, proprio questo ha permesso oggi a noi di vedere, riconoscere i santi, i vescovi, questi uomini dai corpi allungati e lo sguardo fisso proprio tipico, no, della tradizione bizantina. Guardiamo verso il basso il capolavoro, cioè il pavimento, un pavimento sempre del XII secolo in opus stettile, cioè una sorta di mosaico, però non fatto con le tessere per esempio di pietra, parliamo di lastre di marmo tagliate in figure geometriche, quindi forme geometriche un po' più grandi, no, rispetto al mosaico, e qui ci sono delle immagini conosciutissime, quindi abbiamo il serpente che si avvolge su se stesso e crea tre spire, ancora il serpente che disegna un otto, un altro serpente che si contende una preda con un leone, un'altra fiera con, diciamo, il viso dalle strane sembianze umane, quindi tantissimi misteri avvolgono queste immagini, e invito il mio viaggiatore proprio ad osservare una pietra, no, che si trova un blocco che sta proprio in chiesa, apparteneva alla facciata, e qui si riconosce benissimo un'immagine incredibile, una mano che fuoriesce dalla bocca di un serpente e tiene in mano una catena di anelli, cioè un mistero dopo l'altro, quindi non ci resta che partire e andare a visitare la chiesa di Sant'Adriano a San Demetrio Corone.